Buongiorno a tutti. Oggi parliamo di alimenti estremi secondo la nutrizione energetica. Che cosa sono gli alimenti estremi? Sono degli alimenti che per natura e sapore intenso, particolarmente intenso, possono a lungo andare se vengono assunti quotidianamente o comunque molto spesso, possono generare dei disturbi e appunto uno squilibrio all'interno del corpo. Nella categoria mettiamo, la carne rossa, il pepe nero, il caffè e il cioccolato. Cosa hanno in comune questi quattro alimenti? Sono alimenti molto caldi e che tendono comunque a scaldare molto, a portare tanto calore all'interno del corpo. Appunto, la carne rossa, ne abbiamo già parlato in un altro video, ha questa capacità di portare molto calore e di stimolare l'aumento dell'adrenalina e aumentare l'aggressività. Mentre ad esempio il pepe nero ha oltre che una natura molto calda, ha un sapore piccante, quindi il sapore piccante tende a portare l'energia proprio verso l'esterno, in alto, e quindi, come dire, a favorire o peggiorare dei disturbi nella zona alta del corpo, come ad esempio può essere l'ipertensione, faccio un esempio. Quindi andrebbe limitata se c'è limitato il pepe nero, se ci sono questi disturbi. Il caffè, ad esempio, e il cioccolato invece hanno natura calda ma sapore amaro, quindi sono evacuanti. In particolare il caffè, lo avrete notato, insomma, molte persone dopo aver bevuto il caffè tendono ad avere disturbi gastrointestinali, perché appunto questa natura amara molto intensa ha la capacità di favorire appunto l'evacuazione e quindi porta appunto l'energia verso il basso, tendendo diciamo ad evacuare le tossine e tutto il resto, quindi insomma a stimolarci ad andare in bagno, ecco, quindi a liberarci. Ecco, questi alimenti ovviamente possiamo, se siamo in buona salute, possiamo anche sporadicamente introdurli nella nostra alimentazione, consapevoli, della loro natura e dell'effetto che questi possono avere, su di noi. Diverso è se li assumiamo tutti i giorni e siamo in salute, quindi assumendoli tutti i giorni potremmo poi nel corso del tempo avere dei disturbi. Ancora altra cosa, se abbiamo già dei disturbi in corso e assumiamo questi alimenti, ecco, questi potrebbero, diciamo, interferire in qualche modo, andare a peggiorare un disturbo che noi abbiamo. Mi viene in mente la gastrite, che è sempre un classico dei disturbi, no? Che attanaglia tantissime persone. Col caffè, ad esempio, o il cioccolato, sono alimenti che non andrebbero assunti se si ha la gastrite, lo stesso magari il pepe, perché comunque è un alimento che scalda tanto e insomma le spezie, soprattutto in persone che hanno già un calore nello stomaco, insomma non aiutano. Lo stesso la carne rossa, forse questa la notiamo di meno nella gastrite, ma potrebbe darci delle problematiche. Ecco, questo ve lo faccio notare per fare occhio anche quando mangiate degli alimenti, all'effetto che poi questi hanno su di voi nel tempo, ecco. Cioè, è importante anche facendo un po' di analisi, no, su noi stessi, comprendere quali alimenti possono sostenerci, quali invece ci possono danneggiare. Ecco. Però su questi quattro, secondo me, è importante, come dire, fare attenzione e prendere consapevolezza del fatto che, come dire, devono essere un po' l'eccezione nella nostra alimentazione e non la regola. Ecco. Io spero che questo breve video sia stato utile. Niente, se avete dei dubbi o delle domande, scrivetemi nei commenti e se siete interessati alla nutrizione energetica, potete andare sul mio canale YouTube, dove sono presenti altri video appunto relativi alla nutrizione energetica ed eventualmente, se volete, potete iscrivervi al canale. Niente, io vi saluto e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!